Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Dare attuazione alle misure previste dal patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, potenziando gli organici, inserendo nuove professionalità e predisponendo un piano di formazione. Questo è l'impegno chiesto dalla Commissione Europa in vista dell'attuazione del Next Generation EU e dell'arrivo delle risorse del Recovery Plan. Per la Toscana si parla di circa 12 miliardi di euro. Come Commissione Europa abbiamo messo in campo una serie di audizioni, tra queste anche i vertici di ANCI e UPI. Che nel cammino di avvicinamento poi alla grande sfida del Next Generation EU ci hanno rappresentato una necessità, ovvero richiamare l'attenzione al fatto che si debba puntare su un rafforzamento e anche su un adeguamento anche professionale del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali. Da qui questa proposta di risoluzione che trae spunto anche da un accordo sottoscritto in sede nazionale nell'ambito dell'azione del governo e che ovviamente richiama la giunta a far sì che questo piano approvato dal governo venga attuato in tutte le sue parti e che si possano costruire anche elementi di condivisione sui territori per capire quali sono le necessità delle pubbliche amministrazioni perché senza una pubblica amministrazione forte abbiamo il sospetto che anche la realizzazione e la concretizzazione del Next Generation EU possa anche avere qualche problema. Qualità di vicepresidente non ho ha aiutato appunto tutta la Commissione alla stesura di questo atto. Eh, L'unica cosa è che l'ultimo giorno in Commissione, quando c'è stato il voto nella nel quale, durante il quale io mi sono astenuto, è perché c'era stata una comunicazione del Presidente del Consiglio Draghi con l'istituzione di una task force per cui doveva praticamente scalare task force, regione, enti comunali, e allora ho chiesto l'astenzione per cercare di capire bene quali fossero le direttive che ci arrivavano appunto dal Presidente del Consiglio, ma eh, ho sottolineato quelle che potevano essere, ritenevo giusto che, di dover sottolineare in aula quali dovessero essere, eh, secondo me, le, le, le criticità di questo documento, però abbiamo votato a favore perché ci abbiamo lavorato insieme. Eh, cerchiamo di capire quelli che saranno eh, i fondi che arriveranno in maniera diretta, in maniera indiretta alla Regione, quelli che saranno appunto i passaggi, i vari bandi che arriveranno attraverso, il, attraverso la Regione o attraverso addirittura la, il contatto diretto con, con Bruxelles. Per cui è, è sicuramente una Commissione che sta lavorando in grande, devo dire, in grande sinergia perché riteniamo che sia fondamentale che questi fondi arrivino alla Toscana. Focus sulle zone rosse definite dalle Regioni grazie a una proposta di risoluzione della Commissione Aree Interne. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi affinché i territori locali che siano stati dichiarati zona rossa possano accedere a meccanismi di aiuto statale, con riferimento a tutte quelle aree montane e marginali dove le negative conseguenze economiche e sociali risultano più marcate. Noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che Proprio nei prossimi giorni avrà ehm, la possibilità di chiedere al, al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività di le delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra regione. Si tratta di quasi 100 comuni, che in queste ultime settimane sono state interessate, ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori, e eh, chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia e adesso magari eh, l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie, ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti. E solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato come chiedono appunto, questi territori. In particolare in queste zone rosse regionali quelle che hanno sofferto di più sono ovviamente le aree interne marginali e montane. Noi abbiamo un esempio con la montagna Pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia Rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già venendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovate veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa commissione. Speriamo che il governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi eh, che la regione li destini in particolare a queste zone interne marginali. Forse la Regione poteva pensarci da subito a dei ristori per le zone rosse regionali. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo eh, ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo che i Fratelli d'Italia comunque ha votato, sarebbe un passo in più anche perché nel caso specifico noi andiamo a chiedere al Governo di intervenire da dove la eh, facoltà poi di chiudere in senso più restrittivo viene concessa alla Regione, quindi nel momento in cui è la Regione che mi va a restringere un territorio che da arancione potrebbe rimanere e mi diventa rosso, beh, in qualche modo potrebbe essere chiamata se stessa anche in causa e affiancare quelle che le sono le risorse del Governo per aiutare nelle aree interne situazioni che già di partenza non sono per definizione agevolate. Eh, speriamo, come abbiamo proposto in sede di Commissione, che nelle impegnative qualche volta si impegni la stessa Regione toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. La Giunta si deve attivare affinché il DDL ZAN venga discusso e votato quanto prima. Lo chiede una mozione approvata in Consiglio con il voto contrario di Fratelli d'Italia e Lega. Via Libera invece unanime a un atto che esprime solidarietà nei confronti della giovane di Castelfiorentino Malika Ciali, vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte della famiglia. Abbiamo approvato due atti importanti, una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito insieme alla famiglia un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo e dove invece tanti ragazzi e ragazze sono costretti ad, ad incontrare, ad affrontare i primi scogli e i primi confronti, soprattutto quando ciò riguarda la sfera intima della loro identità di genere e sessuale. E, credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika che riguarda Malika Castelfiorentino il fabbisogno educativo della comunità intera, degli adulti e dei ragazzi. In consiglio c'era anche un atto a sostegno che promuoveva la calendarizzazione e chiedeva al governo la calendarizzazione, al Parlamento scusate, la calendarizzazione del DDL ZAN. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare chi ritiene che eh, come debba essere scontato perché la Costituzione già lo dice che non si debba discriminare e quindi che un DDL, una legge su questo sia ultronea e chi invece proprio partendo dalle cronache dice non basta l'affermazione di principio è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte. Io sono intervenuta proprio per sottolineare questo, cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come eh, non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione. La Toscana tutta, il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malica per quanto è successo, perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane. Tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello, quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse... Solidarietà alla malica quanto persona, in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità, il proprio orientamento e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la giunta per mettere in campo azioni di sostegno, qualora necessarie a, della, a favore della ragazza per consentire a lei, come a tutte quelle altre. Situazioni che si possono verificare nella nostra regione di esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, la propria sessualità e soprattutto la propria libertà. Sono due temi completamente differenti. Sulla calendarizzazione del DDL Zanna, Abbiamo, per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge. Abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma, assolut ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Eh, noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti, non mi pare che ci fossero fuori. Migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL Zanna. Eh, diverso invece è il caso di Malica a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. Eh, è folle, è vergognoso e assurdo che nel 2021 eh, ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali. Dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori, quindi a Malika tutta la vicinanza. Ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno e eh, la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader, Salvini e Meloni, che una legge contro l'homo lesbo bitransfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità. Ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su, legittimamente, la questione del, dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. Vi informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che le, tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. In eh, Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di. E giustizia, diritti e rispetto della nostra Costituzione. Approvata a maggioranza una delibera che modifica il piano ambientale ed energetico regionale per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica. Si tratta di una nuova adozione dello stesso piano presentato nella scorsa legislatura, ma con alcuni distinguo molto importanti. Di fatto abbiamo riadottato lo stesso piano del, del, 2000, del 2020, è stato eh, necessario farlo perché nel momento il PAIR era stato approvato dopo un lungo dibattito anche in Consiglio regionale, era stato adottato nel eh, 2000, luglio 2020. Eh, nel momento in cui era stato pubblicato nel, nel bollettino ufficiale della Regione Toscana c'era stato un errore materiale di eh, due allegati che sono stati erroneamente, eh, si è sbagliato proprio l'allegato in pubblicazione, quindi siamo stati, come dire, tra virgolette, costretti a eh, riadottarlo di nuovo. Però abbiamo fatte salve le osservazioni che nel frattempo sono state fatte da cittadini, imprese o soggetti interessati. Naturalmente saranno eh, dedotte e dedotte, però non riparte per quello il termine, cioè non abbiamo riadottato azzerando tutte le osservazioni in essere, ma verranno fatte salve. C'è stato un errore da parte degli uffici, è stato cioè pubblicato eh, il PAER, il piano eh, dell'ambiente ed energetico regionale, con degli allegati che tecnicamente non erano definitivi, il che ha costruito stretto a revocare quella delibera e a riassumere oggi l'adozione di quella parte di piano che peraltro aveva già avuto molte osservazioni da parte dei Comuni, perché i Comuni sono molto sensibili al tema, perché naturalmente si tratta di impianti certamente importanti, certamente legati a una forma di energia che non inquina ma che ha un impatto sul territorio e quindi... Eh, eh, attraverso anche la discussione in Commissione abbiamo chiesto che l'amministrazione regionale tenga comunque conto delle osservazioni già pervenute e che, soprattutto, siccome si riapre il termine per le osservazioni, coinvolga i comuni in maniera attiva, non limitandosi soltanto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, ma faccia sapere anche ai cittadini, oltre che ai comuni, che si riapre la discussione sui siti non idonei per gli impianti di geotermia. La geotermia è sicuramente una eh, risorsa rinnovabile. Ma non è lo stesso in tutto lo stivale e non è lo stesso anche qui in Toscana, anche a pochi chilometri di distanza. Tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia, così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nella Miata, che è fonte di eh, rischi per la salute ambientale e delle persone, come rilevano i comitati. Ecco perché, secondo noi, è necessaria una geotermia differente per la Miata. Questo naturalmente non significa che l'atto che è stato presentato dall'allora Ministro Costa non sia valido, ma è necessario andare con un approccio sartoriale sui territori. Laddove un certo tipo di geotermia, per esempio quella media entalpia, non è ritenuta idonea perché presenta dei rischi, lì non deve essere applicata. E quello è il ruolo anche della Regione Toscana, che si è finora rifiutata di fare. La Toscana celebra il centenario della morte di Renato Fucini, scrittore, cronista e poeta inserendo la sua commemorazione tra le iniziative del Capodanno Toscano. Sentiamo il presidente dell'aula Antonio Mazzeo. Lo abbiamo voluto celebrare a 100 anni dalla sua morte come Consiglio regionale, lo abbiamo inserito all'interno delle celebrazioni del Capodanno eh, Toscano, eh, lo abbiamo fatto partendo dalla città in cui Fucini si è formato. Pisa e che per primo ha fatto partire il 25 marzo il Capodanno che noi chiamiamo a Pisa Capodanno pisano. Questo è un percorso di commemorazione eh, che mette al centro l'identità della Toscana, toccando i luoghi che lo hanno visto più attivo, da Pisa, poi a Monterotondo, sua città natale, a Firenze e a Vinci, dove ha vissuto un bel pezzo della sua vita. Insomma, a 100 anni dalla sua morte noi vogliamo valorizzarne la sua capacità di saper attraverso il vernacolo pisano attualizzare il tempo che viveva, eh, celebrare un'identità che non ha, ha nulla ma sa valorizzare le differenze di ogni luogo. Un momento importante da condividere in tutti, insieme a tutti i colleghi consiglieri, un modo per guardare al futuro partendo dalla nostra storia e dalle nostre radici.